Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto sfocato su un testo con Adobe Photoshop. Apriamo il nostro file, magari aggiungiamo e personalizziamo un livello di sfondo. In questo caso io ho applicato una sfumatura sullo sfondo. Dopodiché, dalla palette strumenti, andiamo a selezionare lo strumento testo. Facciamo un click sopra lo sfondo e andiamo a scrivere la nostra parola, il nostro testo. Io ho utilizzato un font molto netto e pulito come Open Sans Famiglia Extra Bold, ma chiaramente, insomma, qui la creatività non ha sostanzialmente limiti, quindi potete utilizzare il font che volete, purché ovviamente l'effetto finale risulti chiaro e ben visibile. Vado a selezionare uno degli angoli del bordo testo e lo vado a ingrandire in modo proporzionale. In alternativa seleziono il testo e dal pannello carattere vado ad aumentare la dimensione. Torno sul pannello livelli. Una volta scritto il mio testo vado a fare subito una copia. Posso fare una copia trascinando il livello testo qui in basso sull'iconcina crea un nuovo livello, oppure con la combinazione di tasti Ctrl o Command J. Dopodiché seleziono il livello copiato e vado col tasto destro a cliccare su Converti in oggetto avanzato. Questo perché dobbiamo sostanzialmente preservare tutte le modifiche che applicheremo su questo secondo livello di testo, livello copiato, in modo che le modifiche non vengano influenzate da livelli o effetti esterni. Quindi sostanzialmente andiamo a creare un piccolo PSD all'interno del file PSD originale. È inoltre necessario creare un oggetto avanzato perché sull'oggetto avanzato può essere applicato questo tipo di effetto. Andiamo ora sul menu Filtro, Sfocatura, Sfocatura radiale. Qui non è possibile applicare la modalità anteprima, però poco importa perché sono sostanzialmente due i parametri da personalizzare: il fattore, che è quello fondamentale perché implica il numero sostanzialmente di movimenti, cerchi concentrici che costruiscono l'effetto, lo potete vedere qui nell'anteprima sul lato, e i vari metodi di sfocatura, cioè metodo rotazione o zoom, e sostanzialmente la qualità. Consigliamo di lasciare buona per non inficiare troppo l'utilizzo della RAM del programma, ma anche perché la buona qualità è già un ottimo presupposto per la buona riuscita dell'effetto. Lasciamo rotazione, valore effetto pari a 25, diamo l'ok. Abbiamo sostanzialmente trasformato in sfocato il testo che è diventato un oggetto avanzato. Chiaramente possiamo andare a modificare l'effetto appena applicato, ci basterà andare sul pannello livelli e fare doppio clic su sfocatura radiale, come vedete l'effetto applicato a livello avanzato. E si riapre il pannellino della sfocatura radiale. Qui possiamo andare ad aumentare il fattore o a diminuirlo. Possiamo anche andare a cambiare la modalità di sfocatura, per esempio passare a zoom. Diamo l'ok. Ecco, come vedete abbiamo molto alleggerito l'effetto. Possiamo andare a aumentarlo ancora di più, sempre mantenendo l'effetto zoom. A seconda del metodo di sfocatura che utilizziamo, se zoom o se rotazione, possiamo tranquillamente sbizzarrirci e ottenere effetti di testo dei più variegati e anche dei più performanti in termini di resa grafica finale. Bene, nascondiamo questo livello, andiamo a creare una copia del livello testo originale, convertiamo anche questo in oggetto avanzato, torniamo sul menu Filtro, Sfocatura, questa volta però clicchiamo su Effetto Movimento. E qui, come vedete, non è più una sfocatura radiale, cioè che parte dal centro e si estende verso l'esterno o viceversa, attraverso una rotazione o uno zoom dei cerchi concentrici che formano l'effetto, ma qui parliamo di movimento, cioè sostanzialmente il testo, che è diventato un oggetto avanzato, quindi non più editabile come testo, può essere sostanzialmente spalmato sull'area, dietro il testo, a mo' di riflesso su uno specchio, ad esempio, sempre però attraverso una visione sfocata. E qui la potenza di questo effetto è che possiamo gestire sostanzialmente una miriade di variabili attraverso la sola rotazione. In questo caso per esempio c'è applicato un angolo di 90 gradi e vediamo la scritta lorem ipsum estesa sostanzialmente dall'alto verso il basso. La distanza, cioè appunto la linea dell'orizzonte sulla quale si spalma il testo diventato oggetto avanzato, la possiamo decidere qui nel campo distanza aumentando il valore in pixel, e come vedete qui è possibile attivare la modalità anteprima andando verso l'alto o verso il basso. Diamo l'ok. Ora che cosa andiamo a fare? Andiamo a copiare questo livello oggetto avanzato, quindi a duplicarlo. Clicchiamo su effetto movimento, doppio clic, e andiamo ad associare un'angolazione di 0 gradi, quindi sostanzialmente dalla verticalità passiamo all'orizzonte. Anche qui possiamo andare a modificare il valore della distanza. Il nostro effetto si arricchisce. Poi chiaramente dal pannello livelli possiamo andare a nascondere l'effetto verticale e lasciare solo l'effetto della sfocatura che corre orizzontale, che sfreccia orizzontale dietro il livello testo. E possiamo chiaramente anche attenuare l'effetto della sfocatura, magari andando a ridurre l'opacità in questo modo. Ora, che succede se porto il livello
testo al di sopra degli altri e vado ad applicare degli effetti di stile, quindi vado a stilizzare sostanzialmente il livello testo per renderlo ancora più evidente rispetto agli effetti applicati al di sotto. Per esempio, qui dal menu in basso relativo alle opzioni di fusione, clicco su opzione di fusione, vado ad annullare il riempimento in modo da lavorare soltanto con la traccia, e mi riferisco appunto alla funzione avanzata opacità e riempimento, da 100 la porto a 0, dopodiché faccio un clic sull'effetto traccia, qui vado ad applicare la mia traccia, che può essere chiaramente ben evidenziata, in modo da avere un testo con riempimento vuoto, ma solo col colore di traccia. Qui posso applicare il colore che voglio, che può essere una sfumatura, oppure può essere tranquillamente un colore, mi basterà andare a selezionare il tipo di riempimento. Posso andare ad applicare anche un'ombra esterna, o anche un bagliore, chiaramente molto fa l'utilizzo dei colori. Ora nascondiamo i livelli degli oggetti avanzati creati al di sotto e andiamo a duplicare questo livello con le caratteristiche applicate. Facciamo un paio di copie e convertiamo entrambi i livelli copiati in oggetti avanzati. Andiamo ora ad applicare a questi due oggetti avanzati l'effetto sfocatura, in orizzontale, diagonale e in verticale. Selezioniamo il primo dei due livelli copiati, torniamo sul menu filtro, sfocatura e effetto movimento. Applichiamo il primo effetto in orizzontale, possiamo lasciare anche questa distanza, chiaramente la personalizziamo in base alle nostre esigenze. Selezioniamo il secondo livello, torniamo su filtro, sfocatura, effetto movimento. Questa volta però lo facciamo in diagonale, ecco. Come vedete, il nostro effetto assume un valore completamente diverso dal punto di vista dell'impatto visivo rispetto magari a un testo semplice, ben visibile per il font utilizzato, ma semplice nello stile. Invece in questo caso, avendo enfatizzato la traccia, avendo eliminato il riempimento, avendo illuminato, grazie agli effetti di stile, il nostro testo, l'effetto che deriva da quel testo ne risulta quindi molto efficace dal punto di vista dell'impatto visivo. Clicchiamo su OK. Possiamo portare chiaramente il testo al di sopra in modo da rendere ben visibili tutti gli stili applicati e possiamo chiaramente andare ad aggiungere nuovi livelli avanzati e applicare nuovi effetti movimento di sfocatura, magari alternando diagonale da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, mescolandoli tra loro. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video.